si accende sì, qui. Sì. Va. Vai, sì. Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori quasi in tempo. Beh, abbiamo 6 minuti di ritardo sul quarto d'ora accademico. Adesso facciamo. Noi i traduttori non li vediamo, quindi se parliamo troppo in fretta. Ah no, sono là, perfetto. Ok, se per caso parliamo troppo in fretta, voi scuotete la mano, cosa che spesso capiterà quando parlo io. Grazie a tutti. Mi sembra doveroso iniziare la mattinata facendo parlare in remoto l'assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Palma Costi, che grazie al suo assessorato possiamo organizzare l'evento oggi e possiamo farlo. Per cui purtroppo l'assessore ha avuto un incidente, come vedete si vede infatti anche il laccio al collo, ha un braccio fratturato e sta facendo terapia, quindi non è potuto intervenire, però ha mandato un video che adesso vi lanciamo. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo invito ad una giornata che ci permette di presentare i risultati di due importanti progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, CleanPort e Ravenna GreenPort. Questi progetti hanno l'ambizioso obiettivo di avvicinare i risultati della ricerca al mercato, aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza del processo di innovazione e aumentare i posti di lavoro. Toccando inoltre due punti fondamentali del complesso sistema economico che ruota intorno al porto, il trasporto, sia su gomma che navale, e l'efficientamento energetico del comparto commerciale, residenziale e industriale, a cui si aggiunge la rigenerazione dell'area portuale. Sono per noi dei temi fondamentali e sono parti integranti della nostra strategia di specializzazione intelligente. A livello globale i traffici marittimi sono in costante aumento. Il porto di Ravenna, uno dei più importanti dell'Adriatico e dell'Italia, è strettamente connesso con la città e ospita tre anime industriale, commerciale, residenziale e turistica. Un luogo dove si sviluppano delle attività economiche, dove si concentrano migliaia di posti di lavoro, sul quale la Regione Emilia-Romagna ha investito e investirà per la sua crescita sostenibile, anche attraverso l'attivazione di processi condivisi e integrati con tutti gli attori che vivono e lavorano in questo settore. In quest'ottica voglio ricordare che è stato recentemente attivato il tavolo regionale sulla Blue Gru e ringrazio l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale e il comune di Ravenna per l'intenzione di dare avvio del tavolo sullo sviluppo sostenibile e la rigenerazione del porto di Ravenna e per avere ospitato oggi questa importante occasione di riflessione. Auspico che da questa giornata escano idee, spunti di riflessione, ma anche collaborazioni per futuri progetti e iniziative che siano utili a tutti i territori coinvolti, che possano supportare il processo di innovazione, la crescita del sistema locale dell'innovazione, che il mio assessorato promuove e sostiene, e lo sviluppo del porto sia promosso e stimolato anche da un'intensa collaborazione pubblico-privata tra i laboratori di ricerca industriale, le imprese e le amministrazioni pubbliche. Per crescere e favorire lo sviluppo è indispensabile confrontarsi con altre importanti realtà portuali, nazionali ed internazionali. Quindi voglio ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione e soprattutto vi auguro un buon lavoro. Passerei adesso per un saluto al Comune di Ravenna, l'assessore Costantini. Buongiorno a tutti, solo un breve saluto per questa importante iniziativa di questa mattina che ben si inserisce dentro un percorso coraggioso che ha avviato già da tempo il sistema portuale della città di Ravenna. Questo ha fatto maturare anche la convinzione che potessimo fare un ulteriore passo come città e come porto e abbiamo negli scorsi mesi candidato Ravenna come sede per gli European Maritime Day.
appunto con il tema e Big Data per lo sviluppo del porto commerciale e la sostenibilità dei mari. E la Commissione europea ha assegnato a Ravenna il 2022 come sede principale per questo importantissimo meeting. Ora il 2022 sarà sicuramente per noi una grande sfida che, alla quale vogliamo arrivare pronti, quindi importantissimo sarà il percorso e come riusciremo a coinvolgere tutti quanti i portatori di interesse, gli operatori portuali, perché si arrivi non solamente con studi, ma anche con molta concretezza a questo appuntamento. Il confronto quindi sarà sempre più attivo proprio per arrivare pronti e oggi è una giornata molto molto importante. Io sono Giacomo Costantini e come assessore alla Smart City vi auguro buon lavoro e buono studio a tutti, io in primis. Buongiorno, vi tocca di nuovo sentire la mia voce che oggi purtroppo dovrete sentire spesso. Come cappello introduttivo, anche come è stato chiesto giustamente dai relatori internazionali ieri sera, mi permetto di rubarvi 5 minuti per raccontarvi un po' il motivo della giornata di oggi. Innanzitutto è giusto secondo me ricordare che dal punto di vista tecnico le competenze che hanno fatto nascere questi due progetti, Greenport e Cleanport, ad oggi sono quasi tutte presenti qui. I progetti sono nati diversi anni fa, le menti tecniche per quello che riguarda il Greenport sono state il dottor Vincenzo Antonucci e l'ingegner Luca Laghi, la mente tecnica per il Cleanport è stato professor Liverani. Grazie a loro in questi anni si è cercato, insieme all'autorità portuale e al Comune di Ravenna, di costruire un tavolo. Insieme alla dottoressa Ruta si è poi pensato di cercare di estendere questo tavolo ad un evento internazionale. Perché oggi stiamo parlando di porti? Ovviamente lo sappiamo tutti, molto brevemente le parole che qui vedete in grassetto sono quelle che oggi secondo me è importante ricordare. I porti sicuramente partecipano allo sviluppo regionale, fanno parte essenziale dell'economia dell'Europa e dal punto di vista pratico questo implica che essendo un'attività antropica hanno degli impatti. Perché oggi parliamo dei green ports? Si è sentito parlare e ancora adesso per fortuna si parla e spero si parlerà sempre di più di green economy, di blue economy. Il concetto è abbastanza banale anche in questo caso. Siamo di fronte a degli aumenti di popolazione e di qualità della vita che sono fortemente collegati ai consumi energetici. Di conseguenza i problemi ambientali e quello che è l'impatto delle azioni antropiche sulla situazione ambientale sono fondamentali ed è fondamentale lavorare anche perché questi siano diminuiti. Come tutti sappiamo siamo oltre 7 miliardi, 7 miliardi che hanno tutti gli stessi diritti di usare l'energia. E questo ovviamente crea il primo problema che è sviluppare infrastrutture e qui oggi stiamo parlando di infrastrutture portuali che siano in grado di mitigare il più possibile gli effetti antropici sulle condizioni ambientali. Perché abbiamo voluto organizzare un evento internazionale dopo che sia nel Green che nel Clean Port abbiamo fatto eventi nazionali? L'abbiamo voluto fare grazie perché dal punto di vista pratico le emissioni di CO2 non, come tutti sappiamo, essendo un gas, non riguardano il problema della Cina più che il problema del Venezuela, ma riguardano il mondo e di conseguenza c'è bisogno di soluzioni che siano sviluppate a livello globale. L'impatto è a livello globale delle nostre azioni e quindi è fondamentale sviluppare collaborazioni internazionali sia perché grazie alla circolazione delle idee aumenta la probabilità di trovare le idee giuste, e grazie alla condivisione delle best practice. La condivisione delle best practice è uno dei motivi per cui oggi sentiremo parlare di diverse best practice provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Perché siamo qui a Ravenna? L'abbiamo sentito prima dire dall'assessore, sia regionale che comunale, Ravenna è l'unico porto industriale di una certa rilevanza nella regione Emilia-Romagna. È un porto canale, è un porto che interagisce con la città.
Dal punto di vista scientifico, infatti, lo chiamano un city port. Lo sentiremo nominare spesso oggi. I city port hanno delle caratteristiche diverse da quelli che sono invece, diciamo, esclusivamente industrial ports. E quindi è fondamentale sviluppare, quando si parla di city port, la strategia del porto insieme alla strategia della città. Questo perché è ovviamente ambivalente lo sviluppo di un porto e il suo effetto sulla città. Ambivalente perché può essere positivo dal punto di vista dei lavori, ma delle persone, quindi, ma negativo dal punto di vista degli impatti ambientali, se non sviluppato in modo, diciamo, condiviso. Oggi siamo qui a Ravenna proprio per questo, perché c'è l'intenzione da parte del Comune, dell'autorità portuale, della Regione, di supportare e di mettere in atto lo sviluppo del porto di Ravenna tramite un processo condiviso, di cui l'evento di oggi è una delle prime azioni. Partire da quelle che sono le esperienze di altri porti per cercare di capire che cos'è che è utile per noi per lo sviluppo del porto di Ravenna. Questo ovviamente, come abbiamo detto, ha vantaggi e svantaggi per quanto riguarda l'impatto sulla città e per quanto riguarda l'impatto sulle attività economiche. Questi vantaggi e svantaggi sicuramente devono essere presi in considerazione, valutati, e bisogna trovare la famosa strategia che dia il mutual benefit, cioè i benefici per entrambe le parti chiamate in causa. Di cosa parleremo oggi? Oggi verranno presentati due progetti che la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno finanziato negli ultimi 3 anni, che più o meno sono in fase di conclusione al termine del 2018. Vi racconterò, perché non è potuto venire nessuno da Bruxelles per impegni pregressi, e qualche giorno fa hanno purtroppo dovuto disdire dalla DG Mare e dalla DG RTD la loro partecipazione. Cercherò, in maniera sicuramente impropria, ma spero almeno chiara, di raccontarvi un po' qual è la visione per l'innovazione in ambito portuale da parte della Commissione europea. Poi ci saranno esperienze di relatori internazionali, sia scientifici che tecnologici, per quelli che sono i problemi ambientali dei porti, quello che è la situazione della logistica e mobilità all'interno dell'infrastruttura portuale, e poi si parlerà di tutto quello che è l'infrastruttura energetica, cosa vuol dire ad oggi sviluppare e progettare lo sviluppo di un'infrastruttura energetica portuale. Poi vedremo quelle che sono le best practice e alla fine ci verrà presentata l'idea da parte del Comune di Ravenna e dell'autorità portuale di lanciare appunto un tavolo comune sullo sviluppo del porto. Per passare all'agenda, la possiamo immaginare divisa in 3 parti, nella mattinata il blocco per il networking lunch e le azioni del pomeriggio. Per iniziare operativamente, adesso l'ingegner Laghi e il professor Liverani ci presenteranno i 2 progetti, Green Port e Clean Port, che oggi sono quelli che ci hanno consentito di trovarci. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Luca Laghi del laboratorio Certimac. E appunto, come ha introdotto il dottor Matteucci, stiamo portando a termine in partnership con i colleghi del CNR Italia e di Messina questo progetto, diciamo, di carattere regionale, che, come molti di voi sapranno, è un progetto che ha avuto una durata di 3 anni, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, del Ministero dello Sviluppo Economico, iniziato ad ottobre 2015 e che ha cercato di mettere in atto una serie di azioni che partono da quello che è il focus di progetto, che mira a implementare dimostratori mediante attività di ricerca industriale, però in un territorio ben preciso, che è quello del porto di Ravenna, con la sua complessità e con le sue caratteristiche, come anticipava prima Francesco, è un city port. In questo senso, fin da subito è stato chiaro ed è stata forte l'esigenza di coinvolgere gli stakeholder territoriali, a partire dalle istituzioni, in qualche modo, che rappresentano, che vivono e che coordinano questo territorio. Quindi in scala gerarchica, in termini di estensione territoriale, in primis ovviamente la regione che ha cofinanziato il progetto, poi la provincia, l'autorità di sistema portuale e il comune di Ravenna. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi preliminari che ci si era prefissati? Anzitutto, considerando che si parla di un progetto di ricerca industriale, il primo obiettivo era quello di sviluppare un centro di competenze che partisse dalle risorse umane,
a delle facility, quindi delle equipment, delle attrezzature, fino ad arrivare a, a delle tecnologie vere e proprie implementate e applicate sul territorio. Questo in tre ambiti specifici: la mobilità e la logistica, il tema infrastrutture, quindi buildings e tutto ciò che ruota attorno a questo tema, e l'applicazione e il potenziamento della risorsa rinnovabile sia in ambito civile che in ambito industriale. A questo ovviamente fa seguito il secondo obiettivo strategico, che era quello di sviluppare degli interventi pilota, perché diciamo nella scala dell'evoluzione tecnologica a valle del processo di ricerca industriale occorre andare a validare delle soluzioni in campo in ambiente rilevante. Per questa ragione il progetto aveva come obiettivo quello di mettere in campo alcuni interventi pilota, andando sempre a tenere in considerazione e a coinvolgere attivamente gli stakeholder territoriali, e infine gettare un seme come obiettivo di carattere trasversale per definire una roadmap di sviluppo del porto, un po' quello a cui accennava prima il dottor Matteucci. Questa di oggi è una delle prime occasioni nelle quali si andrà a strutturare un'occasione di incontro tra i vari stakeholder in maniera tale da costruire e definire, identificare linee di sviluppo precise per l'area portuale. In breve, questo è l'approccio e l'action plan che è stato implementato, a partire in primis da una fase di raccolta dati nei tre ambiti specifici che prima ho menzionato, la raccolta di questi dati, la messa a punto di azioni dimostrative di interventi pilota sul territorio, fino ad arrivare a quell'azione trasversale che diciamo ciò che a livello europeo viene chiamato exploitation in qualche modo, quindi la valorizzazione di quanto è stato fatto all'interno del progetto per dare a questa una maggior strutturazione o per esplodere quei concetti, quelle soluzioni, quelle tecnologie ad un livello più ampio attraverso best e next practice. Arrivo rapidamente a quelli che sono gli output di progetto, divisi per quelle che erano e sono le linee di ricerca del progetto stesso, partendo da quello che ho chiamato obiettivo zero, perché in qualche modo è un po' un'attività che doveva essere preliminare, in realtà è perdurata per i tre anni di progetto ed è ancora in fase di conclusione, che è un po' il raccogliere, il collezionare, il sistematicizzare, l'elaborare quelli che vengono detti energy needs, quindi i fabbisogni di energetici dell'area portuale, fino ad arrivare nello specifico ai veri e propri dimostratori. Per quanto riguarda la linea 1 che opera in ambito mobilità, per quanto riguarda la linea 2 in ambito infrastrutture stazionario, e infine i due output, diciamo, numerati col numero 6, che riguardano anch'essi quella linea trasversale di sviluppo. Partiamo quindi dall'attività di energy mapping dell'area portuale. In questo caso l'obiettivo, come dicevo, è quello di andare a valutare, a quantificare il fabbisogno energetico e i consumi dell'area portuale. Da un lato per andare a dare una sistematicità in termini numerici e quantitativi ad un'area in cui convergono stakeholder tra loro molto, molto diversi e che quindi hanno fabbisogni e bisogni tra loro molto diversi. Questo è il primo obiettivo di tipo tecnico-scientifico. Poi ovviamente questo porta delle ricadute molto molto interessanti per quanto riguarda la possibilità di avere per le mani uno strumento operativo al fine di aumentare la consapevolezza da parte di questi interlocutori portuali per quanto riguarda l'importante ruolo dell'efficienza energetica. La metodologia applicata ovviamente è partita in primis dall'andare a identificare gli stakeholder dell'area portuale, stakeholder tendenzialmente ad alto consumo energetico, quindi prevalentemente diciamo di carattere industriale, e poi la campagna di data collection, quindi di raccolta dei dati, partendo in primis da una clusterizzazione di quelle che sono le aziende presenti sul territorio, divise tra terminal e logistica, industria di processo che orbitano nell'ambito chimico, industrie manifatturiere, e poi andando a dividere tra quelle che sono il lato destro e il lato sinistro del canale, quale elemento caratterizzante di questo territorio e del porto. Ovviamente dopodiché si è passati alla raccolta di dati energetici partendo da audit eventualmente disponibili o da un'analisi più puntuale laddove questi audit non fossero stati resi disponibili, e sono stati identificati degli indicatori specifici in maniera tale da mettere a punto i key performance indicator, ossia quegli indicatori che consentono in qualche modo di elaborare, di post-elaborare, di razionalizzare i dati e attribuire così all'area e al tipo di settore
una caratteristica specifica in termini di consumo energetico. Poi, questo per quanto riguarda appunto il primo obiettivo e quindi la prima attività di carattere trasversale. Poi entro nel merito degli output della linea 1 di ricerca. La linea di ricerca è stata coordinata in toto dai colleghi di CNR Italia qua presenti, l'ingegner Napoli, l'ingegner Andaloro, l'ingegner Micari, sotto il coordinamento del professor Antonucci, oggi purtroppo non presente. E in questo caso l'attività di ricerca ha portato allo sviluppo di un bus ibrido prototipale che vede all'interno un sistema di propulsione appunto ibrido a fuel cell e a batterie elettriche, con grossi vantaggi da un punto di vista della performance rispetto ai veicoli elettrici tradizionali, parlando in termini di incremento dell'autonomia, e siamo a circa a un più 40%, e a una riduzione del tempo di ricarica in determinate condizioni, con riduzione dei tempi fino al 90%. Ovviamente ogni dimostratore che si rispetti porta con sé la necessità di effettuare un monitoraggio della sua performance, e di conseguenza i colleghi di CNR hanno messo a punto e sviluppato e implementato un sistema di controllo e di monitoraggio di quelli che sono le performance e i flussi energetici all'interno del sistema bus, sistema che è direttamente montato on board e consente in tempo reale di andare ad acquisire dati su quelli che sono i consumi e su quelle che sono le effettive performance del bus, dando poi come ritorno, come feedback, informazioni importanti per quanto riguarda la resa effettiva del sistema. Secondo output, anch'esso coordinato dai colleghi di CNR, ha riguardato analisi del traffico dei flussi veicolari mediante l'implementazione, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Ravenna, di una serie di sensori non intrusivi montati nelle tre principali vie di accesso e di uscita dal porto, e nell'ambito di queste campagne di misura, e grazie al potenziale diciamo di questi strumenti di misura e delle attività di modellazione che sono poi state messe a punto, sulla base della dimensione del veicolo e della velocità acquisita in fase di passaggio, è stato poi possibile andare a diciamo clusterizzare la tipologia di veicolo che diciamo attraversa la via di accesso e di uscita dal porto, derivandone così i consumi e le emissioni inquinanti. Passando invece alla linea di ricerca 2, gli interventi dimostratori che andrò a farvi vedere si sono inseriti a conferma di quello che dicevo all'inizio, cioè della necessità di integrare queste azioni progettuali di ricerca industriale in un territorio. Siamo riusciti ad inserirle in attività già in progress per evitare duplicazioni, per evitare inutile diciamo perdita di tempo e di risorse e per andare a potenziare quelle azioni già presenti sul territorio. In questo caso facciamo riferimento al Darsena Pop-Up, una struttura che è dalla parte opposta del canale e la si vede appena si esce dall'edificio dell'autorità. Progetto coordinato e concepito da Officina Meme, uno studio di architettura di Ravenna, nell'ambito del quale abbiamo dato un contributo per quanto riguarda la parte energetica, sia lato involucro che lato impianto, per andare a riconvertire dei container di tipo industriale in edifici, consentitemi il termine anche se la parola è un po' forte, nei quali ci fosse la possibilità di vivere per quanto riguarda attività di carattere sociale e ricreativo, ma anche di tipo con destinazione d'uso che è quella dell'ufficio, in maniera tale da garantire un certo benessere di tipo termigrometrico per chi vive all'interno, garantendo al contempo un contenimento, un'ottimizzazione dei consumi. In questo senso quindi siamo entrati in gioco per quanto riguarda le attività di caratterizzazione sperimentale dei materiali, modellazione di quelle che sono le performance di involucro, fino ad arrivare al dimensionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Secondo pilota, invece, è anch'esso presente nella Darsena di città e anch'esso concepito e progettato da Officina Meme, è questo Mutabox, il cui acronimo sta per Museo Temporaneo all'Aperto, che ha sede nella sede storica del tiro a segno della Darsena. In questo caso l'intervento del progetto Greenport ha riguardato l'implementazione di un impianto da fonte rinnovabile, tendenzialmente un fotovoltaico, con associato un sistema di accumulo che potesse consentire, in relazione alle utenze e ai consumi preventivi, di rendere questo box autonomo, ossia off-grid, e quindi in qualche modo in maniera tale da poter essere gestito in modalità stand-alone.
E in questa direzione quindi è stato progettato l'impianto fotovoltaico, è stato dimensionato il sistema di accumulo ed è stato analizzato il tutto in maniera tale da, da poterlo rendere effettivamente off-grid. In questo caso, contestualmente al, al sistema di monitoraggio che verrà poi installato, il progetto verrà, diciamo l'impianto, chiedo scusa, verrà cantierato tra i mesi di agosto e il mese di settembre, in maniera tale poi da avere un congruo intervallo di tempo per fare monitoraggio rispetto all'effettiva resa e all'effettiva produzione dell'impianto. Un terzo pilot invece è associato alla, a, a questo edificio nel quale oggi siamo, non tanto per l'attività tecnica in sé, quanto per il modello, diciamo, che volevamo proporre, che abbiamo cercato di proporre, sempre facendo riferimento al fatto che si parla di attività di ricerca applicata. Nel caso specifico, quello che è stato fatto per l'edificio di, della, dell'autorità del sistema portuale è un audit energetico con tutto ciò che questo comporta, quindi l'analisi degli interventi possibili, l'analisi tecnico-economica e la valutazione di quelli che sono ovviamente i tempi di ritorno per l'investitore. La cosa interessante è stata quella di cercare di implementare contestualmente alla, alla parte tecnica, di cercare di accostare a questo un modello che consentisse di ottimizzare l'investimento andando a ridurre i tempi di ritorno. Attraverso che cosa? Misure incentivanti da un lato di carattere regionale, faccio riferimento a una misura Port Pesaro Asse 4 per la riqualificazione degli edifici pubblici, e dall'altra parte rispetto a una misura incentivante di carattere nazionale promossa dal GSE, che è il conto termico. Questo, come vedete dal, dal grafico, ha consentito di ridurre, di dimezzare i tempi di ritorno dell'investimento da 16 a 8 anni, e in qualche modo questo semplice modellino ha consentito di dare evidenza di che cosa può voler dire, diciamo, implementare un intervento di riqualificazione energetica in un edificio pubblico, così come ci chiede la direttiva europea di riferimento per l'Energy Performance Building Directive, che pone l'edificio pubblico come, diciamo, modello di riferimento per le buone pratiche di riqualificazione. Vado verso la chiusura con l'ultimo output e chiudo un po' il cerchio rispetto a quanto detto all'inizio, perché anche in questo caso si parla di un'attività trasversale che è partita all'inizio, che formalmente si concluderà a dicembre, ma auspichiamo tutti anche con l'incontro di oggi che non sia in realtà un punto di fine, ma bensì una, uno starting point per un, punto di, per un nuovo inizio, che è quello di andare a creare una roadmap di sviluppo della, dell'area portuale. E questo lo si è fatto attraverso delle azioni di network, di networking specifico, sia a livello locale, territoriale, ma anche sovranazionale, e attraverso la, il tentativo di capitalizzazione di best practice da, da parte di porti europei, di porti stranieri, di realtà complementari e diverse e differenti a quelle di Ravenna. E in questo caso, a livello locale, sono stati coinvolti i vari interlocutori che in qualche modo rappresentano, diciamo, la compagine industriale, la compagine degli stakeholder che opera sul territorio portuale con i vari portatori di interessi, così come l'attivazione da partire da oggi di una tavola rotonda, di un tavolo, di un strutturato che, per attivare una discussione sullo sviluppo sostenibile del porto, e a livello internazionale mediante la partecipazione ad eventi o a progetti di rilevanza europea nell'ambito dei quali è stato possibile dare un contributo e presentare quanto è stato fatto all'interno di Grinto. Quindi, diciamo, limitatamente al fatto che ovviamente, e mi ricollego sempre al ragionamento che facevo iniziale, si tratta di un progetto di ricerca inserito in una complessità che è quella del porto, dove davvero ci sono tanti elementi, l'idea di fondo e il punto che è stato il punto di partenza, che è, vuole essere un punto di ripartenza oggi, è quello di concepire il porto come un innovation hub. E questa esperienza di Greenport è stata estremamente interessante da questo punto di vista, perché ci ha consentito di mettere insieme la ricerca, le istituzioni pubbliche e le aziende, al fine di cercare di mettere tutti i tasselli in virtù di un piano di sviluppo sostenibile del porto. L'auspicio è quello di attivare davvero questo circolo virtuoso, dove, come vedete nelle varie in figura, attorno all'area portuale concorrono davvero tanti elementi di complessità e di opportunità. Quello che auspichiamo è che si possa partire da, che alla fine di questa esperienza si possa partire da qui, proprio da questo, dall'attivazione di questo circolo virtuoso. Grazie per l'attenzione.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Liberani e cercherò di relazionarvi su quello che è un secondo progetto importante, dal nome Clean Port, assomiglia a quello precedente Green Port, ma le finalità sono le medesime, ma gli esperimenti che sono stati condotti in questo progetto riguardano l'ambito navale, quindi l'apporto dell'inquinamento che può portare, che può comportare la presenza di navi di grandi dimensioni. Sappiamo che Ravenna, è stato detto poco fa, insomma è un city port, quindi da 2 anni a questa parte ospita anche navi container, porta container, navi di grandi dimensioni, è non minimale, e quindi l'esperimento che siamo stati chiamati a fare è stato quello della trasformazione il tipo di olio pesante utilizzato come combustibile per le navi, vedere di trovare una soluzione alternativa. Ce ne sono di vario tipo. E uno di questi, come è noto, insomma, la letteratura e gli esperimenti a livello internazionale prevedono il full electric, cioè la nave approda, ormeggia, spegne completamente la motorizzazione a combustione e si collega ad un impianto elettrico, diciamo così, a una fornitura elettrica consistente e importante. Questo metodo si chiama cold ironing, ovviamente supportato da qualche porto ormai in giro per il mondo, il porto di Los Angeles, ci sono vari esperimenti, ma l'infrastruttura che supporta il cold ironing è imponente dal punto di vista elettrico e ovviamente dal punto di vista della gestione di questa quantità di corrente elettrica nel momento stesso in cui viene erogata alle navi. L'altro problema molto serio è che non si tratta solo di una nave, ma si tratta in un porto commerciale di numerose decine di navi che contemporaneamente accedono all'infrastruttura elettrica, e questo comporta dei grossi problemi. Ravenna invece ha una grande disponibilità di gas metano, quindi gas naturale, e questo ha dato luogo ad un ragionamento molto, molto semplice: come utilizzare il gas metano, in quale forma soprattutto, per poter alimentare le navi non solo nel momento dell'ormeggio, ma anche nell'attraversamento del porto in uscita e in ingresso. Quindi avere un'autonomia minimale, ovviamente rispetto a un viaggio molto importante, minimale, ma che permette di avere un'area libera e pulita, diciamo così, attorno al porto nel momento stesso in cui la nave approda. Bene, la tecnologia che in questo momento è stata individuata e che vedremo sarà implementata brevissimo, insomma, su un pilot, insomma, quindi un prototipo, riguarda l'LNG, cioè il liquefied natural gas, che è una tecnologia che permette di, diciamo così, ridurre consistentemente le dimensioni del carburante ad esposizione, nonostante questo averne in quantità sufficiente per poter svolgere i compiti che abbiamo detto, quindi non solo in funzionamento in ormeggio, diciamo a terra, ma anche per un breve tratto, eventualmente anche supportato ovviamente dai rimorchiatori. Bene, il progetto ovviamente, come è stato detto, è supportato dal nostro governo locale, quindi dalla Regione Emilia-Romagna, e terminerà alla fine dell'anno, ma come diceva prima l'ingegner Laghi, insomma, abbiamo speranze e auspicio di poterlo proseguire ulteriormente per poter ulteriormente verificare i benefici di questo tipo di impatto. Pensate che la potenza installata di una nave, quindi è un esperimento su macroscopico che può essere così utilizzato anche in dimensioni più piccole, per quanto riguarda gli autobus per il trasporto terrestre, ma sicuramente è un esperimento che mette a dura prova una tecnologia diciamo in sviluppo, perché una nave ha 24 megawatt circa, dai 20 ai 25 megawatt di potenza installata,
e quando è ferma a terra ne impiega circa 2 di megawatt. Potete immaginare l'impiego di, diciamo, l'alimentazione contemporanea di una decina, quindicina di navi che stanno caricando e scaricando in un porto complesso, in porto commerciale, dove ovviamente queste operazioni avvengono durante tutto l'arco della giornata e anche la nottata. Bene, il problema del cold ironing quindi è significativo, cioè è un problema di potenza elettrica che prevede un impianto di produzione elettrica in loco praticamente, e questo mette a dura prova, insomma, un'infrastruttura. Associato a questo, il progetto prevede anche la presa in considerazione dell'uso di biogas in quantità ovviamente inferiore e mescolato ovviamente al gas, diciamo così, naturale, per poter ottenere, diciamo così, una quantità maggiore di gas a disposizione della liquefazione. Bene. Il concetto dell'LNG è molto, molto semplice: il gas metano è conservato e stoccato a meno 130 gradi sotto zero, quindi a temperature estremamente basse, permette di avere dimensioni, volume occupato estremamente limitato. Diciamo che è una tecnologia concorrente al compressed natural gas, quindi cosiddetto CNG, che conosciamo molto bene perché è già impiegato moltissimo nell'ambito dell'autotrazione, cioè della movimentazione su terra, sia per auto che per autobus e addirittura anche truck, quindi camion. Nel caso invece dell'LNG i vantaggi sono abbastanza significativi, perché la compressione non avviene, il serbatoi in realtà sono estremamente sofisticati proprio per poter ospitare quantità importanti di gas, che sono quelle che vediamo. Qui nello schema vedete un raffronto abbastanza significativo per quello che riguarda l'autotrazione, che è già stato fatto, quindi ci sono già esperimenti in numerosi paesi in giro nel mondo, dove vedete la comparazione, e a fronte di diciamo così, una quantità di carburante abbastanza simile, come vedete meno 130 gradi, 10 bar circa la pressione di stoccaggio, abbiamo un peso del materiale del gas molto, molto valido, molto interessante, che ci permette di garantire addirittura nell'ambito dell'autotrazione delle autonomie importanti, significative, molto simili, vedete 950 km alimentazione a gasolio, 770 km circa nell'ambito dell'LNG. Come vedete la tecnologia sulla carta è estremamente vantaggiosa, o comunque in ogni caso, nel peggiore dei casi, competitiva con quello che è un'alimentazione, diciamo, ad olio pesante, che è quella tipica delle navi. Abbiamo però problemi, almeno nell'ambito navale, per quanto riguarda lo stoccaggio, quindi i serbatoi a bordo che possano garantire un'autonomia sufficiente per quello che abbiamo detto prima. Nel nostro caso l'applicazione che vedete, vado abbastanza rapidamente, è stata individuata, anche se il progetto non prevede la realizzazione di un pilot, si è deciso di individuare un traghetto, che è quello di Marina di Ravenna, qui a 12 km da qui, sul canale Candiano, quindi proprio in zona, e di proprietà di Start Romagna, quindi una grossa azienda che si occupa anche dell'autotrazione per i bus, gli autobus della provincia di Ravenna. È stato individuato questo come pilot in piccola scala, ma dall'altra parte con la necessità di venire alimentato per numerose ore al giorno, quindi verificando in questo caso un profilo di lavoro ben determinato, che è quello dell'attraversamento continuo del canale da una parte all'altra. I motori rimangono accesi comunque in ogni caso, e
come vedete, è stato calcolato circa 33.000 passaggi da una parte all'altra del canale all'anno. L'unità è lunga 35 metri, quindi molto piuttosto piccola, insomma, rispetto alle dimensioni, ma nonostante questo, e con due motorizzazioni attuali abbastanza datate, gli AIFO 220 cavalli, due AIFO da 220 cavalli, ma una possibilità di adattare lo scafo, diciamo, per ospitare i serbatoi ad LNG. Questo è stato studiato e progettato nel dettaglio già da diverso tempo e ci dà la possibilità di vedere come sia possibile, con modifiche strutturali, e questo è uno degli aspetti importanti da prendere in considerazione nella trasformazione da alimentazione, diciamo così, tradizionale, olio, ad alimentazione dell'LNG, la necessità di adattare e modificare strutturalmente una parte o alcune delle parti delle unità navali. Questo è un aspetto importante e che deve essere preso in considerazione. L'altro aspetto strutturale, perché il serbatoio risente a una camera a vuoto di mantenimento della temperatura che è, diciamo così, non può essere, diciamo, sottoposta a deformazioni, causa ovviamente la rottura e questo. Quindi questo tipo di trasformazione deve vedere rinforzi strutturali della struttura e deve vedere la realizzazione di serbatoi ad hoc per poter essere ospitati in spazi diciamo che sono limitati in molti casi e di dimensioni predeterminate. Bene, qui vedete la realizzazione di quello che verrà realizzato. Nel prossimo inverno è stato deciso il finanziamento, che non può essere caricato sul progetto perché non era previsto fin dall'inizio questo aspetto, ma che Start Romagna ha deciso di portare avanti, quindi verrà nel momento di fermo invernale verrà fatta questa trasformazione, quindi avremo auspicabilmente nella prossima primavera la trasformazione attiva qui in zona. Bene, qualche, diciamo, indicazione economica. Al momento la trasformazione è costosa perché insieme a questo l'unità che abbiamo preso in considerazione è anche molto datata, quindi ha un ettato nei 30 anni e richiede già ora, indipendentemente dalla trasformazione, un refitting che sicuramente è indispensabile. Dall'altra parte, la verifica del recupero e dell'investimento verrà fatta su attorno a 8 anni di lavoro, che comunque rimangono molto all'interno dell'operatività media di un'unità di questo tipo. Bene, qualche indicazione riguardo al centro di ricerca così finale, che è situato qui, dell'Università di Bologna, di cui io faccio parte, insomma, che si è occupato di questo lavoro con i ragazzi, cioè i ricercatori che si sono attivamente spesi per questo progetto. Grazie a Luca e ad Alfredo per i progetti che poi avremo occasione di discutere. Passerei adesso la parola per i saluti al dottor Ferrandino dell'autorità portuale, per poi dopo proseguire con il programma con Setting the Scene of European Innovation Challenges e poi per passare la parola a Linda van der Vare. Per cui lascio adesso la parola al dottor Ferrandino. Dopo puoi fare la te questo. Puoi stare. Va bene. Ora vai te con i saluti. Ok.
Grazie, buongiorno. Volevo soltanto per il momento portare i saluti, più avanti farò l'intervento, tra l'altro ringrazio gli organizzatori che mi consentiranno di anticipare l'intervento che era programmato per oggi pomeriggio a questa mattina. Voglio ovviamente portare il saluto dell'autorità di sistema portuale che ospita questo evento con grande soddisfazione. La tematica dell'ambiente, dell'innovazione di cui parliamo oggi è un tema direi caro all'autorità di sistema portuale e alle autorità di sistema portuale, gli enti di amministrazione dei porti in genere. Come dirò più avanti poi nel mio speech, è un tema che non è nuovo per l'autorità portuale, il tema delle tematiche ambientali, le tematiche delle innovazioni non sono delle tematiche nuove e direi anzi che l'ultima riforma della legislazione portuale nazionale ha per certi versi dato una cornice normativa più definita a quelle che sono una serie di iniziative che in modo spontaneo o frequentemente direi anche non organico tutte le autorità di sistema, le autorità portuali in passato, ma oggi in continuità le autorità di sistema portuale hanno portato avanti nel tempo. Non entro quindi in aspetti tecnici, ringrazio gli organizzatori per aver scelto questa sede. Forse qualcuno avrà ringraziato l'autorità portuale perché abbiamo voluto ospitarla. Per noi è un piacere dimostrare come questo ente di amministrazione di una realtà importante nel territorio è vicino a delle esigenze sentite dal territorio. Credo che il ruolo di chi amministra un segmento tanto specifico dell'attività economica, tanto importante nell'economia del territorio e nel complesso, per quel che riguarda la portualità in genere, dell'intero paese, deve essere vicino a quelle che sono le esigenze del territorio. Rendere sempre più percepibile la valenza ambientale, la capacità di una infrastruttura così importante come un porto alle esigenze di compatibilità tra la comunità locale e le esigenze dell'economia, credo che sia un modo per far percepire meglio l'importanza, la valenza economica del porto. Se riusciamo a mediare il messaggio che un'attività complessa, qual è l'attività portuale, un sistema complesso, qual è un porto, intende migliorarsi dal punto di vista della qualità dell'ambiente, credo che riusciremo a far capire meglio anche, a far percepire meglio il rilievo, l'importanza. In una realtà come questa, qual è il porto di Ravenna, proprio per la sua struttura, che è un porto che arriva sì con la terza di città fino in città, ma le attività operative sono distanti. Non so, mi sono sempre chiesto quanto la comunità locale percepisce il valore del porto. Ecco, forse percepisce alcune ricadute non del tutto positive. Ecco, credo che un'iniziativa come questa sia un'iniziativa che consente di capire come il sistema intende aggiornarsi e, il termine non esatto, correggersi. Correggere e tentare di porre rimedio a quelle che sono percepibili come ricadute non positive. Questo credo che sia un grande vantaggio. Un'operazione che l'autorità fa costantemente nei confronti dei giovani, presentandosi nelle scuole per far cogliere la valenza economica. Ma dare il senso e continuità anche presentando delle iniziative specifiche di valore anche tecnologicamente avanzato, credo che sia un elemento in più. Quindi è con questo spirito che vi ospitiamo e con questo spirito che siamo vicini a questa, e siamo vicini e siamo partner di questa iniziativa. Grazie.
come vi ho anticipato, purtroppo non sono potuti venire il relatore della Commissione europea, quindi abbiamo provato ad immaginare una presentazione che spero possa esservi utile. L'abbiamo cambiata da Innovation Policies e l'abbiamo trasformata in Innovation Challenges. Molto semplicemente, ad oggi tutti diciamo sappiamo la complessità del mondo e delle situazioni, soprattutto dal punto di vista economico. Abbiamo importanti sfide, le famose challenges, e ci sono grandi opportunità. Oggi questa slide è presa da uno degli argomenti che vi nominerò nell'outline, che è quello di un fondo di investimento privato che investe proprio in infrastrutture smart, infrastrutture anche portuali a livello mondiale, con diverse centinaia di milioni di euro. Come possiamo vedere nella parte destra delle opportunity, questo fondo ha identificato la growing connectivity and digitalization collegata proprio all'aspetto ambientale ed energetico. Quello che adesso vi racconterò in breve sono quelle che la Commissione europea ha identificato tramite la sua DG RTD, della ricerca e sviluppo, quindi come le sfide tecnologiche per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi infrastrutturali portuali. Qualità ed efficienza che si riflette sia sul lato economico che, come diceva adesso il dottor Ferrandino, anche sull'aspetto sociale, di cui poi il porto di Amsterdam ci racconterà il loro approccio per quello che è la corporate social responsibility. Vedremo poi quella parte che riguarda il fundraising, un aspetto che a livello pubblico, nella mia, premetto probabilmente, presunzione e anche un po' ignoranza, è secondo me sottovalutato. Io ho avuto esperienze come ricercatore, come manager, adesso mi diverto a cercare di valorizzare i risultati della ricerca, e fondamentalmente da 20 anni mi occupo di soldi, perché la ricerca senza i soldi non si fa, l'innovazione senza i soldi non si fanno, e se è vero che l'innovazione ad oggi è dato a livello mondiale come uno dei sistemi, dei processi per farci migliorare la qualità della vita, per la proprietà transitiva la qualità della vita migliora se troviamo soldi. E quindi l'aspetto ad oggi fondamentale è quello di ragionare come cercare i soldi. E infine mi permetterò di guardare con voi qualche proposta per quello che può essere un approccio sostenibile a uno sviluppo di un'infrastruttura. Bene, la Commissione europea, come sappiamo, tramite la sua DG RTD ha settato, diciamo, ha stabilito quelle che ha identificato come le sfide per i porti del futuro. Sono state fatte call, cioè delle gare per poter avere finanziamenti, e queste gare sono, diciamo, state vinte da partenariati europei e saranno vinte da partenariati europei che hanno due caratteristiche. Una, quella di saper attrarre l'attenzione dei valutatori dei progetti, quindi di aver presentato proposte vincenti; l'altra, quella di avere messo in piedi non solo proposte tecniche ma anche partenariati, cioè collaborazioni tra diversi porti. Le sfide riguardano quello che ad oggi è il collegamento tra lo sviluppo dei porti come quello di Ravenna, che sono porti grandi ma a livello mondiale ovviamente periferici. Parlavo prima con l'ex vice sindaco di Ravenna, che giustamente diceva: ricordiamoci che stiamo parlando del mare Adriatico, non possiamo pensare che dall'oggi al domani nel mare Adriatico vengano le grandi navi dei container da 500 metri o 480 metri di lunghezza, superiori a decine e decine di migliaia di tonnellate. No, da noi c'è un altro tipo di afflusso di navi e quindi di business, però questo è un tipo di porto. Non dimentichiamoci che ad oggi a livello mondiale si sta anche lavorando per lo sviluppo di infrastrutture portuali che non siano collegate a porti di città, ma a porti diversi, come soprattutto tutti sappiamo è in forte crescita il trasporto marittimo collegato soprattutto ai porti cinesi e asiatici. In questo caso, per poter pensare ad uno sviluppo di questo tipo di porti, ovviamente sia porti diciamo cittadini che porti che sono fuori dall'ambito cittadino, è fondamentale l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutto il sistema dei trasporti e della logistica. E quindi quali sono i fattori fondamentali perché questa ottimizzazione avvenga? Ad esempio, fino a qualche anno fa, probabilmente 10-15 anni fa, il fattore principale, come scritto qui possiamo vedere, erano le cost related variables, le variabili collegate ai costi. Ad oggi, come adesso ci diceva il dottor Ferrandino, inizia a guardarsi anche l'aspetto ambientale, il collegamento con il mondo del lavoro e, nel caso delle città
portocentriche, diciamo, anche tutto quello che sono gli aspetti sociali. E questi, dal punto di vista della Commissione europea, sono progetti e risultati che devono essere portati e condivisi dalla comunità. Quei risultati delle ricerche che quindi mirano ad unire l'aspetto ambientale con l'aspetto tecnologico e quello sociale. Nel momento in cui andiamo a vedere a tutto quello che è l'ottimizzazione dei costi, ovviamente è necessario pensare a una flessibilità delle operazioni in ambito multimodale. Questo vuol dire, ad esempio, ottimizzare tutta quella che è l'infrastruttura digitale e iniziare a pensare, come ad esempio ha fatto il porto di Amburgo, che in alcune condizioni di alcuni porti può sicuramente essere più efficace e meno impattante dal punto di vista ambientale ricorrere agli AGV, cioè ai, diciamo, veicoli, se ai veicoli, alle gru, guidate senza la presenza quindi dell'essere umano. Questo consente in alcuni casi un miglioramento, in alcuni casi no, e quindi è fondamentale prendere in considerazione tutte le variabili nella valutazione di questi grandi cambiamenti. Il porto di Amburgo, una parte del porto di Amburgo ad oggi, è gestito, che io sappia, interamente da veicoli senza la presenza di esseri umani. Andiamo a uno dei temi sicuramente più importanti di oggi, sollevati dal Green Port, dal Clean Port, ma sicuramente dal tema in generale della giornata, che è quello di sviluppare i porti minimizzando quello che è l'impatto ambientale. Le premesse sono banali, ci sono gli accordi di Parigi, prima c'era quello di Kyoto, ma sicuramente la premessa ad oggi, che io sappia, non è confutata più da nessuno, c'è un forte collegamento tra quello che sono le variazioni climatiche e quello che noi facciamo dal punto di vista delle nostre azioni. Questo richiede uno sviluppo, come c'è scritto qui, come dice la Commissione europea nei suoi documenti, di brains e di low carbon innovation. Brains vuol dire menti, esseri umani che siano in grado di pensare e di immaginarsi un nuovo tipo di economia. E un nuovo tipo di economia, in questo caso, che abbia un basso impatto ambientale. La Commissione europea ha evidenziato nelle sue varie comunicazioni tutti quelli che sono le necessarie modifiche dell'attuale infrastruttura dal punto di vista della mobilità. In ambito portuale, ma non solo, ha monitorato e visto quelle che ad oggi sono le grandi necessità. Si sta parlando di investimenti superiori ai 2 miliardi di euro per un nuovo tipo di mobilità che sia più sostenibile, mobilità che sia collegata a quella elettrica, a quella dell'LNG e a quella CNG. Per lavorare, ad esempio, sui sistemi di ricarica veloci che ad oggi consentono un diverso utilizzo dell'auto elettrica, sono previsti investimenti superiori ai 600 milioni di euro. Ad oggi solo un paese in Europa sta, diciamo, che poi non è neanche del tutto in Europa, sta, diciamo, mantenendo questo livello di sviluppo per i fast charging systems, ed è la Norvegia. È l'unico sistema, è l'unico paese ad oggi dove l'auto elettrica ha un suo sviluppo grazie anche appunto all'implementazione di sistemi di ricarica veloci. Questo, è banale dirlo, è necessario per poter pensare ad una società che appunto minimizzi le sue emissioni. L'aspetto dei trasporti quindi è fortemente collegato ovviamente all'aspetto delle emissioni. Andiamo adesso all'aspetto infrastrutturale energetico. Questo è fondamentale considerare le famose smart grid. Smart grid significa riuscire a gestire in maniera smart tutto quello che è la pianificazione e l'implementazione dei nuovi dispositivi e anche tutti quelli che sono i dati. Grazie alla gestione dei dispositivi e alla gestione dei dati si può sviluppare appunto un sistema infrastrutturale, in questo caso, che sia smart e che di conseguenza sia in grado di migliorare tutto l'impatto ambientale che viene generato dall'attività antropica. Questo vuol dire ancora una volta che ci possono essere innovazioni tecnologiche particolarmente efficaci in alcuni casi, in altri casi magari meno efficaci. Qui vi porto semplicemente due esempi. Quello che ad oggi è un progetto già lanciato anche da partner italiani da diversi anni, che è il Vehicles to Grid. In futuro le auto elettriche potranno essere usate, ad esempio, all'interno di una smart grid come non solo mezzi di locomozione, ma anche come mezzi di accumulo dell'energia, secondo appunto la logica del Vehicles to Grid. Dall'altra parte, nel second life, ad esempio, dei dispositivi di ricarica elettrochimici come le batterie, ci possono essere altri utilizzi delle batterie che hanno bisogno di prestazioni elevate nelle automobili e che quindi vengono sostituite ad un certo punto della vita delle batterie, ma che possono essere utilizzati con minori prestazioni all'interno di edifici o di altre infrastrutture.
L'ultimo punto su cui la Commissione punta particolarmente a, diciamo, sono diversi progetti che guardano all'aspetto della cyber security, collegabile sia al mondo della sicurezza dal punto di vista anche semplicemente degli attentati terroristici, dall'altra parte tutto quello che è il flusso e la gestione sicura dei dati. Passiamo adesso all'aspetto del fundraising. Bene, questa è una frase che ho copiato questa mattina, anzi esattamente questa notte, da un articolo uscito pochi giorni fa dall'European Sustainable Port Association, dalla ESPO, detta dall'amministratore delegato del porto di Copenaghen. Quindi noi pensiamo Copenaghen, porto pulito, porto sostenibile, è il primo lui che dice che se si vuole fare qualche cosa ci vogliono le persone giuste e i soldi. Qui vi ho portato un'immagine che temo sia poco visibile, però è un'immagine che vi mostra alcuni metodi di fundraising collegati allo sviluppo del complesso processo di innovazione. L'innovazione è un processo che tutti sappiamo essere estremamente complesso, che va dall'idea fino alla valorizzazione economica dell'idea. Questo vuol dire che in questo passaggio, ad esempio, ci sono molti momenti particolarmente difficili da superare. Genericamente, ad oggi la Commissione Europea ha diviso il processo di innovazione in questi Technology Readiness Level, chiamati TRL. Possiamo vedere qui che a seconda dello stadio di sviluppo di un'innovazione ci sono diverse fonti di fundraising, di approvvigionamento finanziario. Genericamente, più l'innovazione è lontana dal mercato, più deve essere l'apporto pubblico di denaro. Dal punto di vista pratico, l'Europa ad oggi ha dei problemi in quella che è la valorizzazione finale dell'innovazione. In pratica, ad oggi, numeri alla mano, i ricercatori europei sono i migliori al mondo, l'unione dei ricercatori e degli imprenditori europei nel valorizzare i risultati delle ricerche non sono i migliori al mondo. Ad oggi viene chiamato European Paradox. In pratica, i ricercatori europei generano risultati della ricerca che poi vengono valorizzati economicamente in altre parti del mondo, non in Europa. Questo non solo per una mancanza di people, quindi di menti, di cervelli, ma anche per la non corretta gestione dei fondi, che possono sicuramente dare dei risultati nel momento, come scritto qui, in cui si lavora con un blending grants, cioè nella miscelazione di fondi privati con fondi pubblici. Come vi dicevo, ci sono fondi privati che investono su infrastrutture, ad esempio smart cities o smart ports, e ad oggi questi fondi, notizia di qualche settimana fa, stanno ricevendo moltissime proposte di investimento da paesi asiatici, paesi nordamericani, pochi da paesi europei, particolarmente pochi dall'Italia. Questo non so se sia derivato da una ignoranza, cioè non conoscenza di questi meccanismi finanziari da parte delle amministrazioni pubbliche, oppure sia dovuto ad una non capacità di comunicare sia da parte dei fondi privati che da parte delle amministrazioni pubbliche tra di loro. Questa azione, questo flusso di comunicazione, ancora una volta può essere tranquillamente riferito all'aspetto dei dati, e quindi è fondamentale pensare ad azioni di networking. Qui in basso vi ho riportato alcuni fondi privati ad oggi particolarmente efficaci se utilizzati in grandi infrastrutture. Quello che può essere i Green Shipping Guarantee Program è un esempio di progetti che potrebbero essere finanziati in ambito di impiego di veicoli marittimi a basso impatto ambientale. Per poter lavorare in maniera ottimale, per quanto riguarda il reperimento fondi, è fondamentale lavorare in un team che sia il più possibile proveniente da competenze diverse, quello che a Bruxelles viene definito di solito, e piace molto quando si presentano le proposte progettuali, un team multidisciplinare. Non è sicuramente facile lavorare in un team multidisciplinare. Uno degli obiettivi della riunione di oggi è quello di supportare Autorità Portuale e Comune di Ravenna nell'istituire un tavolo che possa poi essere sia multidisciplinare che dare dei risultati anche su quello che può essere il supporto ai privati nel fundraising per loro investimenti. Questo approccio ovviamente viene chiamato l'approccio integrato, può essere visto come un approccio, come dicevo prima, multidisciplinare. L'importante è sicuramente, da un lato, avere la possibilità di poter dialogare tra pubblico e privato, e dall'altro quello di potersi avvalere
di competenze che la ricerca ad oggi può mettere in atto. Un esempio di questo è sicuramente l'approccio detto della Open Innovation, un approccio sviluppato da tanti anni in ambito di alcune tematiche dell'innovazione, che ad oggi viene ormai riconosciuto come l'unico approccio per poter minimizzare i rischi, peraltro molto elevati, del processo di innovazione. Lavorare secondo un approccio open non è assolutamente banale. Capita al ricercatore di pensare di non volere condividere i propri risultati, così come capita anche all'imprenditore. Ad oggi, numeri alla mano, chi è in grado di lavorare con un concetto appunto di open innovation è chi riesce a portare a casa i migliori risultati, sia dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche che dal punto di vista imprenditoriale. Per concludere, l'obiettivo di questa presentazione, sia per quanto riguarda la parte challenges che per quanto riguarda la parte fundraising, era quello di mostrare che ci sono molti strumenti, sia per i privati che per i pubblici, per migliorare la sostenibilità dei porti. L'importante è quello di avere persone che siano in grado di lavorare in team, che siano ancora una volta in grado di andare non solo a sviluppare risultati della ricerca, ma anche a trovare le risorse per poterli ottimizzare. Grazie. Siete d'accordo? Adesso facciamo la presentazione del porto di Amsterdam, poi la presentazione del dottor Ferrandino, poi prima del break, se ci sono delle domande, le raggruppiamo tutti quanti alla fine. Okay, lascio adesso la parola a Linda Van Varleven dal porto di Amsterdam. Do you want to come here? Or, yes? So, good morning, everybody. Thank you for inviting me to present on this place. Thank you for having me here. I hope you're feeling well. The weather is good. It's better than in Amsterdam. My name is Linda van Waveren. I work as a program manager on the Corporate Social Responsibility Department. Well, that takes two, because I'm together with one other person. I work for the Port of Amsterdam, for the Port Authority. And I'm going to tell you something about the sustainability trends. So I'm actually a little bit zooming out, because I don't have a technical presentation, but it's more what can we see on the sustainability development level and some examples about the Port of Amsterdam. I hope a bit to inspire you. So let me tell you something about the Port of Amsterdam. Port of Amsterdam is the Europe's fourth largest port. It has 108 million tons of cargo handling, and we are currently building the biggest sea lock in the world. We have 6.7 billion in added value and a total of approximately 68,000 jobs, but that's directly and indirectly linked to the port. If you don't mind, I'm not sitting very comfortable, so I changed my chair. So that's better. So we are the largest petrol port in the world. We are very big in fossil fuels, so you can imagine that we have a huge challenge for the coming years. Together with this, we are also big in handling cocoa minerals and recyclable minerals. We have around 7.1 seagoing vessels and 39,000 barges. So last year, we made a new strategy and we defined four roadmaps. One is, it's obvious, it's the energy transition, because of this, we have to diversificate our commodity flows. And at the same time, we want to be the battery of the city.
The second roadmap is the circular and raw materials challenge. So we really want to place the innovative starters also in our port area and let them exchange flows. The third one is accessibility. It also has to do with lock planning and everything. And the fourth is the digital port and innovation. So we are very hard in finding out sensors to check how berths are used and how infrastructure can be renewed. But this is our corporate strategy, but we are really also involved in the corporate social responsibility part. And I fully agree that a lot of ports from origin always focus on the environmental part, but the social part is a little bit neglected. So, but I'm giving you five trends. So the first trend is the sustainable development goals are setting the bar. Do you know the sustainable development goals? Yeah? Okay, so for you who don't know, these are 17 goals, which are formulated by the United Nations in 2015. They are universal goals, and they call for action to end poverty, protect the planet, and ensure that everyone enjoy peace and prosperity. So in every sustainability program, you see them popping up, and in every annual report. It's very interesting because I think it has a huge opportunity because with all stakeholders, you can create partnerships on a common goal. So besides these 17 goals, you also have like 170 indicators and targets. But I think that is a huge opportunity also for ports. Just not only, actually, we are used to mitigate the negative impact, but we can show the positive impact. And I think that's a huge opportunity. But I must say, be careful that the SDG, the Sustainable Development Goal framework, that it's not becoming an empty vessel, because you can also greenwash very easily, and the NGOs will know. So my second trend I would like to blue pencil is transparency and materiality. So companies and ports are increasingly transparent about their operations. So it's not about being flawless, but being open. And openness builds trust, and trust translates into license to operate or into new businesses. So reporting on non-financial or disclosing non-financial information is getting more and more important. In example, the complaints, your sustainable investments, your air quality, your nuisance, everything. So you have different developments in this, but I think the main development exists for some years. It's called the Global Reporting Initiative. Who knows the Global Reporting Initiative? Yes. Yeah. So the Global Reporting Initiative is a framework how to disclose non-financial information and integrate it in your annual report. And I think the most important thing of this Global Reporting Initiative is that you that they help you with your stakeholder engagement. And I heard in several presentations that for the Port of Ravenna, the Ravenna region, it's very important to include them. And what you do in this GRI process, together with stakeholders, you define the most material sustainability topics that everybody has an opinion on. And then it's quite easy, actually, then to set targets because everybody agrees. So that's the GRI. And currently, we're still working with the IAPH, that's the International Association for Ports and Harbors. We work in a working group on making a specific sector supplement for ports. So it helps ports to report on their data. So
the ethical part. There is a growing public attention for ethics, at least in Amsterdam. But worldwide, consumers are calling organizations to take responsibility for addressing the social, environmental, and ethical impact of their operations. In every region or sector, are the issues different, but they're there and they're upcoming. I was actually, when we had dinner last night, I was telling some people about the issues which has the Port of Amsterdam. So we have one shareholder, that's the municipality of Amsterdam, and we have a dark green left-wing coalition. So there are a lot of questions about the production of the commodity flows. An example, how is the coal? What are the working conditions while mining the coal, which is flowing or handled in Amsterdam? And it's very difficult because you are indirectly linked, but your stakeholders think that's a very important issue. So there is a kind of how you say it in English, gap. Yeah, gap. Thank you. So there's a gap between what they want you to do and what you can do. So it's impact versus influence. So we have, I am all the time, I'm working now on position the Port Authority in this ethical question. And that's very important to do, because although you're indirectly linked, you should position yourself in this, because you're a part of this commodity flow. You get revenues from the handling. So, but for us, I can imagine for you that there must be also some ethical issues, but dilemmas are always important. So we are together now with five Dutch seaports, with all the seaports. We cooperate on this issue, and we conducted research to the international guidelines, the OECD guidelines, how to fill in our responsible business conduct. An example. So that's my fourth trend. I have five to manage your expectations. So what you see is that we slowly are shifting from corporate social responsibility towards creating shared value. So from something aside from your corporate strategy, we shifting to integrate everything in your corporate strategy. And together with that, you're reaching out to the society. So what's in it for us instead of what's in it for my company or my institution? And there is a company in the Netherlands, and it's called True Price. And they started to help corporate companies to integrate the environmental and social benefits in your profit and loss. So you see on the left side. And this is just an easy example, but they did it for a railway station, and they did it also for another company. I think that will be the future, that you are integrate your benefits and your negative impacts in your profit and loss, or at least the shareholders want to see it. And what can it be? It can be job vacancies, safety measures, accessibility, sustainable relationships with society. So it's about value creation and more than only the financial part. So my last trend, globalization and bigger cities. Well, the trend speaks for itself. There's more pressure on cities. I was also yesterday telling that the Amsterdam population will increase to 1 million between now and 2035. And it's currently 840. That offers opportunities, but also challenges. I think that the opportunity is that more people means more waste. So that means also more energy. And
port industry can recycle waste and offer energy. So we are also focusing on the reuse of valuable materials. But the challenge is that ports need to prove that city and industry goes together. And that is also, there is more nuisance, and we need to avoid that, or we have to mitigate that. So I have some examples of the Port of Amsterdam, because I don't know if you've been to Amsterdam. Well, the port and the industry are integrated, and now they're discussing, they want to make a big bridge over the Eye, that's the canal. But that's the cruise terminal is at the other side. So we have to remove the cruise terminal, an example. So we have a lot of struggling with making the city bigger. So we have, we've said, okay, so we if we want to get a benefit from our main shareholder, it's not about the port of Amsterdam, it's the port for Amsterdam, because we are so valuable in the future, because we will reuse the waste. We will give innovation a chance. So in example, we have Prodoc. That's a big innovation hub in the port area. And that's for innovative starters. I wrote it down. It's an example. It's the, we have the Peel Pioneers. And the Peel Pioneers, they collect peels, orange peels, from all the cafes and restaurants. And they extract oils from it, and they are going to reuse it. And they started there. It's very small, just to have like a little part. And now they have an own location in the port area. So we want to give them a push. An accelerator. There's another one. It's not a very funny picture, but it's the yellow one. So we did an evaluation on their citizens, and we became to know that they are suffering from the beeps of the shovels of the bulk who are driving the bulk backwards. You know, like the shovels in the bulk. I don't know what the English word is. You know, this carriers who are driving in the back. Sorry. Yeah. So no, it's not the boat. It's just the trucks. The trucks and the bulk. And they were driving, when they drive behind, you hear a very loud beep. So together with companies, we found it out and we replaced it. It was only 100 euros to replace it. And we had like, we were funding it together with the companies, and everybody was happy, and it was such an easy solution. So what you see over here, these are the e-noses. So we have 42 e-noses in the port area, and they detect different composition of smell. So with our digital, with everything, with the computer, we can see where the smell is coming from, if a ship is degassing at that time, and so we can take action. And what we also, we have a head of the infrastructure department, and he is really a nature man. So he's making a lot of, when we have a lot of biodiversity in the port. So it's actually, they plant a lot of flowers because we realize that people are also cycling through the port. So in the end, I would just, briefly, this is our slide from our sustainability program. So together with the stakeholders, we defined 5 themes. It's the energy transition and circular economy, the first one, environment and the surrounding area. So it's about the nuisance, clean and safe shipping, work and knowledge. So to create more jobs and to stimulate innovation. And the last one was the ethical one, the responsible supply chain. So those 5 themes we have, and then we have 3 levels of influence. So the first one, the dark green, is our port authority.
So we can do a lot, but the impact is relatively small. And then we have the port area, so we have to do it with companies and with clients and sometimes with other governmental parts. And on the third, we are, that's more on the international level, so it's on the lobby. I if I have 1 minute left, yeah, I can just give some examples. So on the organization level and the energy transition, we have now biofuels in our petrol vessels. It's hydrated vegetable oil, so it's the oil which you throw away when you have baked something. And then they did something, so you're not smelling any potatoes or something. Yeah, we do. We have a target on solar energy and wind energy in the port area. We conduct a lot of research right now on hydrogen fabrics, hydrogen. Yes. So, and we are actively in our port planning, do some circular clustering so that they can exchange steam or other things. We are now working on the bunker facilities, the LNG bunker facility. And we work a lot of, we work often together on the with the universities because we think that they are so innovative and yeah. So. Yeah, if you have any questions, you can find a lot of things on our website, but please don't hesitate to contact me during the break, or I'm not an expert on the environmental part, but yeah, I can find someone in the port. So thank you. Thank you very much, Tunina. If you stay here, now we wait Dr. Ferrandino's presentation, then if there are some questions, yeah, if you wait here. Sure. Oh, I give. Buongiorno di nuovo. Questa volta mi presento, sono Paolo Ferrandino, il segretario generale dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale. Nome complicato, l'ex autorità portuale di Ravenna. Direi in continuità, l'autorità di sistema portuale amministra la stessa realtà territoriale che amministrava in precedenza l'autorità portuale. Grazie di nuovo per avermi consentito di anticipare il mio speech. Avevo dei problemi onestamente nel pomeriggio, problemi anche di lavoro. Per capire il significato delle tematiche ambientali all'interno di un porto, credo che dobbiamo partire, e la rilevanza di cui ho parlato in precedenza, credo che dobbiamo capire capire che cos'è un'autorità di sistema portuale. È un ente pubblico non economico, un ente di amministrazione del porto. Del porto inteso come il nodo di un sistema logistico complesso. Non guardiamo soltanto all'aspetto strettamente marittimo-navale. Sistema logistico inteso nelle sue diverse forme, la logistica dei trasporti marittimi, certo, anzitutto perché stiamo parlando di un porto, ma anche la logistica del trasporto terrestre, stradale e ferroviario. Il porto, nella logica dei sistemi portuali, è visto come il centro di questo sistema complesso. Come sono nate le autorità di sistema portuale? Perché la nascita dal punto di vista normativo è abbastanza recente, decreto legislativo della seconda metà del 2016
ha previsto la sostituzione, la successione delle autorità portuali a delle autorità di sistema portuale alle preesistenti autorità portuali, e anche queste erano degli enti pubblici non economici, degli enti quindi di amministrazione. L'autorità non è un operatore economico, è il regolatore del sistema portuale. Perché l'autorità di sistema? Per quale motivo, ferma rimanendo la natura di ente pubblico non economico dell'ente di amministrazione, prima autorità portuale, oggi autorità di sistema portuale, il legislatore ha inteso introdurre una modifica che non è soltanto nominalistica del nome, ma innanzitutto per sviluppare e razionalizzare il sistema logistico del paese, in linea del nostro paese, dell'Italia, e portarlo, adeguarlo a quelli che sono gli standard europei. Un brevissimo accenno solo per dare conto di questo: in precedenza avevamo 24 autorità portuali, l'operazione non ha riguardato il caso di Ravenna, ma sostanzialmente il legislatore italiano ha accorpato le 24 autorità in 15 autorità di sistema portuale, le preesistenti, dandogli una dimensione direi di massima regionale o subregionale. Nel caso del porto di Ravenna, il porto di Ravenna è l'unico importante porto della regione, quindi evidentemente continuiamo ad essere una realtà che ha le stesse dimensioni di prima, ancorché l'autorità di sistema portuale ha anche dei compiti, come ho detto prima, più ampi di anche regia del sistema logistico regionale impermeato, per quel che riguarda gli aspetti marittimi, impermeato sul porto. L'autorità di sistema portuale perché, come ho detto, per adeguare, per portare il nostro sistema portuale anche a livelli e a standard più simili a quelli europei, ma l'autorità di sistema portuale, l'istituzione dell'autorità di sistema portuale è anche uno degli obiettivi che si inserisce all'interno di un progetto più ampio, cioè il progetto di razionalizzazione del sistema logistico portuale e la realizzazione dell'autorità di sistema, l'istituzione dell'autorità di sistema portuale è solo uno dei 10 obiettivi di un progetto, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica che è stato approvato dal governo italiano fin dal 2015. La successione 2015, approvazione del piano strategico nazionale, 10 misure, una di queste 10 misure era l'istituzione delle autorità di sistema portuale, ovvero la trasformazione delle autorità portuali in autorità di sistema portuale. Nel 2016, come ho detto prima, cioè, si è attuato questo obiettivo. Ma e qui viene, credo, emerge la motivazione di quel che dicevo prima, dello stretto legame tra il ruolo delle autorità di sistema portuale e anche la valenza dal punto di vista ambientale e lo stretto legame tra gli aspetti ambientali e gli aspetti dell'organizzazione complessiva della portualità. Se l'istituzione delle autorità di sistema portuali era un obiettivo del piano strategico nazionale che l'Italia si è data per sviluppare il sistema logistico, uno degli altri obiettivi importanti, non trascurabili, segnatamente l'obiettivo 7, è quello di dare anche un valore aggiunto al nostro sistema in termini di sviluppo sostenibile. Questo è un elemento, direi, nuovo, per la prima volta in un documento strategico e per la prima volta, poi come vedremo ancora più avanti, in una norma nazionale che ha valore di legge, quindi valore primario, di norma primaria, il tema dello sviluppo sostenibile acquista una piena dignità, con specifico riferimento ad un settore rilevante per il nostro paese, è quello del settore portuale, che, aggiungo, contribuisce in misura significativa al prodotto interno lordo del nostro paese, più, aggiungo, di altri settori economici che tradizionalmente rappresentano il cosiddetto Made in Italy.
la visione sostanzialmente del piano, quindi questa è la sintesi delle cose che ho detto fino adesso, spero in modo chiaro, è che i porti sono un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile. Citavo la norma, alla lettera qui ho riportato la traduzione della norma italiana, nel quale c'è sostanzialmente indicato che cosa secondo me è l'elemento base, che cioè l'elemento che connette la realtà delle autorità portuali con i loro compiti in tema ambientale. Il sistema portuale deve sostanzialmente, ogni sistema portuale si deve dotare di un piano per quel che riguarda l'energia e lo sviluppo sostenibile, e questo piano deve essere elaborato in conformità a criteri che sono dettati sulla base delle direttive e delle linee di indirizzo dell'Unione Europea, e deve promuovere lo sviluppo di una politica ambientale ed energetica attraverso all'interno di un documento, avendo riguardo particolare alla riduzione delle emissioni di CO2. Questo documento, piano ambientale, deve essere fatto sulla base di indirizzi dettati in linee guida approvati dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È un obbligo che non si lega, quello di redigere questo documento, ad un momento particolare. Ragionevolmente verrebbe da dire che lo dobbiamo legare, dato che è un elemento anche che ha riguardo alle infrastrutture, che lo dovremmo legare a quello che è il piano regolatore, il documento che disegna non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche dal punto di vista funzionale quello che è lo sviluppo previsto del porto. Il legislatore non ha però stressato questo legame, perché evidentemente i piani regolatori portuali sono degli strumenti che non hanno una loro periodicità, certo hanno una loro valenza temporale, ma anche in relazione all'andamento dei fenomeni trasportistici, all'evoluzione dei fenomeni trasportistici, ma il legislatore non ha previsto uno strettissimo legame. Di fatto questo sta a significare, lo dobbiamo interpretare nel senso che avremo a breve delle linee guida per l'implementazione di questi piani, ma avremo delle linee guida che ci consentiranno, proprio perché non è legato al momento della revisione o della riscrittura di un piano regolatore di sistema portuale, tra l'altro, che in alcune realtà quindi è complesso e riguarda più porti, saremo tutti quanti, appena avremo a disposizione le linee guida sullo sviluppo del documento ambientale, nella necessità di sviluppare quelli che sono gli indirizzi che ci verranno dati in tema di ambiente e di energia. Il documento di pianificazione energetica ed ambientale dovrà individuare le misure, le modalità di raccordo tra lo sviluppo, tra le esigenze ambientali e lo sviluppo delle infrastrutture, e questo era uno degli aspetti per i quali per certi versi si lega indissolubilmente a quello che è anche la pianificazione, ma non dobbiamo ignorare anche chi, come in questa realtà, non ha l'urgenza e la necessità di rivedere il proprio piano regolatore, ci obbligherà sostanzialmente a tenere conto della pianificazione ambientale anche nella fase di realizzazione di un piano ambientale del quale già disponiamo, e conterrà anche delle misure di monitoraggio. Come ho detto, gli atti di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture non sono ancora disponibili, sono in avanzata fase di predisposizione, già sono circolano alcune bozze, e a breve ho motivo di ritenere, ma è una previsione credo abbastanza fondata, che disporremo di questo documento di linee guida. Questo l'abbiamo già detto. Nonostante questo, come ho detto anche nel mio saluto iniziale, diverse autorità portuali in precedenza, e quindi le autorità di sistema portuale, hanno ereditato alcune buone pratiche in tema ambientale.
Non sta a me ricordare quelle di altre autorità, anche se le conosco. Mi piace evidenziare qui un paio di iniziative di impronta ambientale sviluppate dal porto di Ravenna, dalla preesistente autorità portuale, che noi ereditiamo e credo che porteremo avanti con motivazione. Questo è un tema che è stato sviluppato da diverse altre autorità portuali, ma l'autorità di sistema portuale eredita dalla precedente autorità portuale per quanto riguarda il porto di Ravenna, la certificazione ambientale, abbiamo un sistema di certificazione ambientale che è applicato a tutte le attività della nostra autorità, secondo un sistema conforme alla normativa ISO 14001, gli standard ISO 14001. Recentemente lo stiamo in questo periodo aggiornando e revisionando, arriveremo in tempo, sono fiducioso, ce la faremo entro la fine dell'anno ad aggiornare il nostro sistema e confermare quindi un'attenzione al tema ambientale che abbiamo voluto anche inserire nel nostro documento di pianificazione operativa. Le autorità di sistema portuale devono annualmente predisporre un piano operativo triennale che è soggetto a revisione annuale. Nel primo piano operativo triennale approvato l'anno scorso, circa in questo periodo, dall'autorità di sistema portuale, il primo piano operativo triennale dell'autorità di sistema portuale, benché non fosse ovviamente tra le priorità indicateci dal Ministero Vigilante, abbiamo inteso richiamare come obiettivo dell'ente, e lo stiamo portando a compimento, la nostra certificazione ambientale. Un'esperienza di carattere ambientale secondo me particolarmente significativa, in particolare in questa realtà, nella realtà di Ravenna, considerata la tipologia dei traffici che fanno capo a questo porto, che sono traffici di rinfuse, quindi anche pulverolente, che creano una sicura sensibilità nella comunità locale e negli operatori, sono gli accordi sottoscritti dall'autorità, allora autorità portuale, insieme a gli enti locali, il comune, la provincia, la regione, le associazioni degli operatori delle nostre, e anche le associazioni degli autotrasportatori per quel che riguarda la qualità dell'aria. Il primo di questi protocolli nasce nel 2007, se ben ricordo, e le attività si sono susseguite con il rinnovo di questi accordi, hanno avuto un attimo di pausa, ma stiamo completando anche dal punto di vista delle documentazioni una fase, e sicuramente ragioneremo di dare continuità anche nel futuro a questa iniziativa. Mi piace evidenziare che questa iniziativa non è un'iniziativa che l'autorità ha adottato unilateralmente. Ci ho tenuto a specificare proprio quali sono i soggetti coinvolti, le amministrazioni locali, le associazioni degli operatori portuali, le associazioni degli autotrasportatori, perché credo che la valenza e le possibilità di successo di queste iniziative nascono e si massimizzano proprio nel momento in cui c'è il coinvolgimento degli operatori. Passare queste iniziative come iniziative che unilateralmente l'ente di regolazione adotta può essere vissuto come un vincolo, anzi sicuramente è vissuto come un vincolo. Condividerle contribuisce ad accrescere la percezione della necessità. Nel momento in cui, oltretutto, come in questa iniziativa, c'è stato anche un coinvolgimento economico delle amministrazioni e degli operatori che hanno contribuito insieme all'autorità, che si è fatta carico della parte più rilevante dei costi, a realizzare queste iniziative, posizionando dei rilevatori di livelli di polvere piuttosto che di altri inquinanti, e credo che sia stato uno degli elementi di successo. Condividerlo e condividere anche lo sforzo economico significa essere motivati
a raggiungere un obiettivo. Questo credo che sia il vero valore aggiunto. Questo è il concetto che vi ho espresso adesso. Avrei teoricamente ultimato la mia presentazione, ma se è molto breve, prego di perdonarvi, ma non sono portato per le lunghe presentazioni. Prima di salutarvi, mi piace ancora aggiungere che non come autorità di sistema portuale, l'attenzione agli aspetti ambientali non è soltanto una continuità con il passato, ma è anche una prospettiva nuova per il futuro. Mi hanno detto i miei collaboratori che ieri vi hanno accompagnato alcuni di voi in una visita sul canale, sul nostro porto, e vi hanno presentato quello che è il nostro grande progetto, sul quale stiamo lavorando intensamente e che quindi prevediamo di mandare in gara a breve. È un progetto non solo di dragaggio, di realizzazione di nuove banchine, di rifacimento delle banchine esistenti per molti chilometri di banchina. Però per quel che riguarda il dragaggio è un dragaggio importantissimo. Soltanto nella prima fase noi dragheremo oltre 4 milioni di metri cubi di materiale. Ecco, credo che abbia anche un forte significato ambientale evidenziare che questo materiale in parte sarà rigettato in mare, ovviamente quello che consentono i parametri ambientali, ma in gran parte, per oltre 3 milioni, sarà materiale destinato a costituire sottofondo di aree logistiche. Il materiale che potremmo chiamare da buttare, residuo, lo utilizziamo come, direi, materia prima secondaria. Ecco, questo credo che sia sicuramente un segnale importante. Andando avanti nella seconda fase, sicuramente gli ulteriori materiali di dragaggio, e anche lì saranno milioni di materiali, saranno trattati, perché l'ipotesi è di realizzare nell'ambito del progetto, comunque prima dell'inizio della seconda fase, un impianto di trattamento dei fanghi derivanti dal dragaggio. Anche questo credo è un segnale di attenzione all'ambiente. Ultima testimonianza di prospettiva, di intendimento dell'ente, di essere attento alle esigenze ambientali e a esigenze ambientali che sono riferite non soltanto al porto ma al sistema logistico nel complesso, perché ripeto, siamo un ente di amministrazione della logistica, non soltanto del porto. È il progetto di localizzazione di un terminal per il GNL e l'LNG nel porto di Ravenna. Il primo e più importante terminal in Adriatico. Dico il primo e il più importante perché è sicuramente quello che è nella più avanzata fase di compimento degli iter autorizzativi, è stato autorizzato per gli italiani che ben conoscono le complicazioni del nostro sistema amministrativo, ha già ottenuto le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e quant'altro, stiamo per avviare le procedure per l'affidamento. Stiamo avviando le procedure per l'affidamento tenendo conto che grossa parte dell'investimento, e questo è un altro di quegli elementi che mi piace evidenziare, anche qui è un'iniziativa che è condivisa dal pubblico e dal privato, perché il privato, un operatore storico del porto di Ravenna, ha maturato l'intendimento di realizzare questa infrastruttura per l'approvvigionamento del GNL, dell'LNG, e ci metterà molte risorse, quindi una partnership pubblico-privata che consentirà di realizzare un terminal in grado di rifornire il traffico navale, le navi per l'LNG, ma anche i mezzi destinati all'autotrasporto. Direi perfetta sintesi di quel valore aggiunto dato dalla compartecipazione e dalla condivisione dal pubblico e il privato, di cui ho parlato prima, perfetta sintesi di un'iniziativa che ha riguardo alla logistica intesa nel suo complesso come logistica navale e come logistica del trasporto terrestre. Grazie.
Ecco, ringraziamo il dottor Ferrandino. Prima di fare la pausa, se ci sono delle domande. Sono domande dal pubblico? Sì? Okay. Yes. Well, we when we make our yearly planning, we plan our stakeholder dialogues also. So there are some they're unexpected, but some we really plan. So we define we made also a kind of a stakeholder mapping, and we defined like 7 stakeholder groups, and then our communication and public affairs department, together with me, we go and plan when we are going to talk with them, and if that will be in a kind of a round table or in a, yeah. And also I, so what I was telling that I was making a kind of a position paper on our chain responsibility. I go and check with them if they're, how are they feeling about it? Yeah. Welcome. La stessa domanda la faccio al dottor Ferrandino. Dal punto di vista dell'organizzazione nei rapporti con la popolazione, attualmente l'autorità portuale ha ovviamente conosco un po' gli uffici, però per ignoranza non so, c'è un ufficio come, diciamo, ci sta raccontando Linda, anche di rapporti con la popolazione? Prima domanda. Seconda domanda, per la sua esperienza professionale, pensa che il tavolo che stiamo pianificando di avviare possa essere una reale portatore di utilità al porto, oppure, detto sinceramente, teme che possa essere un, diciamo, un tentativo che non porti particolari risultati? Non mi tacci di avere un approccio eccessivamente amministrativo, questa è la mia formazione. La struttura proprio dell'autorità di sistema portuale direi che è stata data dal legislatore tenendo proprio presente il riferimento costante alle esigenze di coinvolgimento quantomeno delle istituzioni del territorio. Il nostro organismo di amministrazione, il comitato di gestione, è un organismo molto ristretto rispetto ai preesistenti organismi che avevano le autorità portuali, però guarda caso le rappresentanze sono le rappresentanze del comune e della regione, sono rappresentanze quindi delle istituzioni del territorio. Quindi da questo punto di vista direi che un sicuro elemento di confronto è con il territorio attraverso chi rappresenta il territorio all'interno dell'organo. Istituzionalmente è prevista, tra l'altro è previsto e funziona, lo convocheremo, è convocato per mercoledì prossimo, un organismo di partenariato. Tutte le rappresentanze degli operatori sostanzialmente, quindi degli stakeholder di riferimento, delle organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni sindacali, fanno parte partecipano all'organismo di partenariato che è convocato con regolarità, vi è obbligo di legge di sottoporgli alcuni atti. Nella nostra realtà devo dire che abbiamo abitudine nella realtà ravennate di sottoporgli anche gli atti per i quali non c'è obbligo, perché il confronto con gli stakeholder è essenziale. Dico, a maggior ragione in una realtà come questa, in cui stiamo sviluppando dei progetti che sicuramente assicureranno una crescita, creeranno anche qualche problema per essere realizzati, perché evidentemente intervenire su 6 km circa di banchine, realizzarne più di una ex novo, dragare tutto quel che ho detto, richiede tempo, impegno o risorse, ma è chiaro che qualche contraccolpo operativo lo può generare. Aggiungo, per delle iniziative importanti in questo territorio ho assistito personalmente a un confronto con le articolazioni dei cittadini.
proprio sul progetto del GNL, rammento, convocata in quel caso dal Comune, ma il mio presidente è stato uno dei partecipanti a quella iniziativa, a quel tavolo di confronto, si sono tenute, credo, due o tre iniziative pubbliche di confronto con le comunità locali. Quel che è obbligo di legge, diciamo che è rispettato dal, posso parlare per la mia autorità ovviamente, è rispettato al di là delle rigide previsioni normative e direi per tradizione questo ente ha l'abitudine di confrontarsi con i portatori di interesse, con i cittadini. Non so se ho risposto esaurientemente, grazie. Se non ci sono altre domande, facciamo la pausa caffè, ci vediamo tra 30 minuti, mezz'ora e un quarto. Una domanda di servizio, qualcuno ha perso una chiave di una Citroen? Se l'ha persa, la mettiamo nel tavolo d'ingresso. Grazie.